Eccoci qui, buonasera a tutti, grazie di essere venuti così numerosi in questa giornata un po' ventosa, quindi grazie di averci scelto nuovamente. È un piacere per me essere qui per aprire questo nuovo ciclo, che è una novità, è un ciclo curato dal professor Musso che è qui con me. E oggi procederemo in questa maniera, ci sarà all'inizio una lezione introduttiva del professore e poi avrò il piacere di dialogare, ma conoscendolo dialogherà pure da solo molto, con Mauro Felicori. Solo qualche parola per presentarlo, ci tengo molto perché noi siamo stati colleghi in un'avventura che ci ha reso quasi fratelli e sorelle, perché dopo che si sopravvive 3 anni guidando un museo autonomo si può fare qualsiasi cosa. Mauro è, oltre, lo conoscerete, è stato famosissimo direttore della Reggia di Caserta, ma è la persona più interessante per avere qualche dritta sul pensiero dell'economia culturale genovese, ed è per questo che è stato qui, perché, come dicevo prima, è stato sempre un passo avanti rispetto a delle problematiche che ci interessano in modo importante. Faccio un esempio: quando ancora nessuno parlava dei cimiteri monumentali e della valorizzazione di questi grandi musei a cielo aperto di scultura, e noi qui a Genova ne abbiamo uno tra i più importanti, ecco, Mauro già lavorava a quest'idea. Con Caserta si è applicato moltissimo sul legame tra bene culturale e territorio, che anche questa è una sfida che ci riguarda molto, se pensiamo al sistema dei rolli, al rapporto tra la città e le riviere. E poi ancora nel suo ultimo impegno, che è quello di commissario straordinario al Festival di Ravello, che è uno dei festival più importanti di musica che abbiamo nel nostro paese, ecco, si è dedicato anche lì a coniugare il festival, questa particolare espressione di fare e di valorizzare la cultura, con il territorio, quindi avrà molte cose da dirci. E per iniziare sono molto felice di dare la parola al professor Enrico Musso, che è il curatore di tutto il ciclo. La prossima settimana, anticipo, avremo il dottor Cottarelli che sarà qui, e ancora dopo invece una performance particolare che parlerà di economia grazie alla partecipazione dei professori della nostra università. Perché un'altra cosa importante a cui tengo molto, sia io sia che il nostro presidente, è il fatto che Palazzo Ducale sia la casa di tutte le istituzioni genovesi. Quindi il fatto di riavere con noi l'università, che con varie facoltà collabora, è per noi un motivo di grande gioia. Quindi grazie ancora di essere qui e do la parola al professor Musso. Grazie. Grazie dottoressa, ma come lei diceva, il senso di questo ciclo che si apre oggi nasce un po' dal desiderio che diversi colleghi del Dipartimento di Economia, del Dipartimento di Scienza Politica, ma essenzialmente degli economisti, avevano di riuscire un po' a comunicare quelli che sono i nostri sforzi intellettuali, qualche volta con qualche successo, spesso con solo molta fatica, rispetto ai grandi temi che sono quelli dell'economia, ma spesso anche quelli della vita reale, della nostra città, della nostra regione, del nostro paese, e in qualche modo riuscire a avviare un dialogo con la città, che l'università realizza abbastanza raramente, abbastanza difficilmente. Oggi lo fa meglio che in passato, ma lo fa ancora poco, e difficilmente lo fa su temi così apparentemente difficili, apparentemente di nicchia. Per questo abbiamo deciso di far precedere, diciamo, le superstar dei nostri incontri, come il dottor Felicori oggi o il dottor Cottarelli martedì prossimo, da una vera e propria lezione introduttiva, che speriamo non sia troppo noiosa, che serve nel modo più semplice possibile, senza mettere in gioco troppi numeri, anzi quasi niente, a cercare di capire quali sono i problemi economici sottostanti un certo aspetto della nostra vita, della nostra realtà, che magari siamo abituati a considerare non con la lente, diciamo, di osservazione dell'economista, anche perché di solito dagli economisti ci si tiene abbastanza lontani. Non so dove devo puntare il... Così? Perfetto. Allora, infatti ho cominciato con una citazione non di un economista, ma di un esperto di discipline gestionali. Ecco, diciamo, noi gli economisti in senso stretto considerano gli esperti di gestione un po' come il resto del mondo considera gli economisti, cioè con un certo sospetto. Però questa frase invece mi sembrava un buon punto di partenza. Il benessere di una nazione, dice
Peter Drucker, che è un po' il padre del management by objectives, non deve essere misurato dalle risorse finanziarie o materiali, ma dal sapere e dal saper trasformare il sapere. Questo è un approccio che ci avvicina molto al tema che ci interessa oggi, e ancora di più un altro studioso di management, devo un po' rivalutarli, devo dire, dopo le citazioni che ho trovato in questi giorni preparando questo incontro, che è Philip Kotler, molto famoso, un guru del marketing, il quale, riprendendo una teorizzazione di Alvin Toffler, le tre ondate, l'economia agricola, il capitale e la terra, l'economia industriale, il capitale e la macchina, è la fabbrica, l'economia della comunicazione, il capitale è l'informazione, e dice: stiamo arrivando alla quarta ondata, l'ondata orientata alla creatività, alla cultura, alle tradizioni, all'ambiente. Questa cosa l'ha scritta meno di 10 anni fa, ma gli anni successivi hanno pienamente confermato che questa è la linea nella quale ci muoviamo. Ecco, qui c'è una citazione un pochino più, intanto è una citazione falsa, il soggetto raffigurato lì l'ha smentita più volte ufficialmente, ma è una citazione che ci serve per entrare un po' più nel dettaglio del tema di oggi. Ma con la cultura si mangia, sì o no? Allora, chiariamo subito che la citazione è un fake d'autore, un falso d'autore, però ci serve per partire. Con la cultura si mangia, con la cultura non si mangia? Ci sembra una domanda un po' anacronistica, eppure questa citazione, vera o falsa che sia, smentita, l'avrà detta, non l'avrà detta, l'avrà detta fra amici, eccetera, però è anch'essa del 2010, quindi oggi ci sembra veramente un po' passata, non ce lo poniamo più questo problema. Un chiarimento definitorio: cultura qui la intendiamo non nel senso antropologico amplissimo delle definizioni dell'UNESCO, la intendiamo nel senso delle conoscenze letterarie, scientifiche, artistiche, ma ancora di più con il termine che ormai spesso viene usato di industria culturale, cioè delle attività produttive dedite alla produzione, alla riproduzione su vasta scala, alla distribuzione di beni e servizi a contenuto artistico. E anche qui, sempre per una disambiguazione, questa industria culturale non ha niente a che fare con l'industria culturale della scuola di Francoforte, la massificazione, la mercificazione dei consumi, eccetera, la forte critica di Adorno, eccetera, ma questa è un'altra cosa. Noi parliamo di industria culturale nel senso che chiarivo prima. Ebbene, il punto di partenza del nostro ragionamento è che gli economisti con la cultura trovano qualche difficoltà di adattamento, più di qualcuna. Ci sono alcune leggi economiche sembrano totalmente contraddette, per esempio il mito della utilità marginale decrescente. Se voi togliete l'utilità marginale decrescente a un economista, entra in crisi pesantemente. Eppure andremo a scoprire a pochi minuti che il consumo di un bene, consumo, la fruizione di un bene artistico, di un bene culturale, produce una utilità crescente mano a mano che aumenta, contraddicendo apparentemente quello che diceva o che dice la teoria economica. I comportamenti non appaiono sempre molto razionali, talvolta non lo appaiono affatto. Se voi guardate i rendimenti dei mercati dell'arte, sono sistematicamente inferiori ai rendimenti dei mercati finanziari, che pure hanno delle oscillazioni molto pesanti e preoccupanti. Alcuni economisti, gli economisti sapete sono bravi a dire dopo, perché quello che avevano previsto prima non è poi successo, alcuni economisti hanno spiegato che la differenza è proprio il valore che le persone che acquistano quadri attribuiscono al fatto di poter godere del loro possesso. Ecco, veniva da dire, per gli economisti la realtà è quasi sempre un caso particolare. Vedete questa bella foto di Keynes? Bene, non c'entra niente, perché anche questa citazione è un fake, però l'ho sentita attribuire a lui e non sono soprattutto riuscito a capire chi l'abbia detta, almeno non ho trovato neanche in rete una paternità di questa frase che sembra adattarsi a quello che stavamo dicendo poc'anzi. Bene, allora diciamo comunque, questo sì, lo possiamo considerare, che l'economia e la cultura si frequentano da relativamente poco tempo, qualche decennio, non tanti, e lo fanno con una certa diffidenza, con un certo sospetto, quando non con un aperto fastidio. E questo malgrado in Italia la cultura e l'arte valgano circa il 10% del PIL, poi dipende come si contano, quali settori entrano dentro e quali no, e circa, pensate, 2 milioni di addetti.
E un altro dato, poi prometto che non darò quasi più, ma un altro dato che colpisce è che invece la spesa pubblica, sappiamo la spesa pubblica, diciamo, in Italia siamo abituati nel nostro immaginario, è una cosa generosa, insomma ce n'è sempre un po' per tutti, bene, per la cultura ce n'è poco, lo 0,7% del PIL, che ci colloca, quella colonnina è sbagliata, ma comunque ci colloca praticamente in fondo alla classifica europea, anche se un po' meno in fondo nella classifica pro capite, va detto, e con dei dati che sono comunque in crescita, come il Ministero delle dei beni e delle attività culturali orgogliosamente rivendica. Però in effetti a lungo il principale problema economico applicato alla cultura era giustificare, quantificare e modellizzare le modalità di sussidiare, sovvenzionare i settori che non riescono a stare in piedi sul mercato. È solo questo il modo di guardare alle politiche culturali? Evidentemente crediamo di no. Intanto dove ci collochiamo nelle politiche culturali? Perché chi le classifica da scienziato dice beh, ci sono le politiche della distruzione di cultura che si fanno nei regimi, nelle ondate di fanatismo ideologico, religioso, si distrugge la cultura e il patrimonio culturale dei periodi precedenti, poi c'è, questa è per fortuna una situazione limite, una situazione un po' più frequente purtroppo, la negligenza, la trascuratezza dei patrimoni culturali, che è invece propria delle economie più arretrate perché non hanno risorse da destinare a queste operazioni, e poi c'è nelle politiche invece positive la conservazione del proprio patrimonio culturale, che è comunque un'attività che si basa sul passato, ancorché la fruizione di questo patrimonio culturale si debba proiettare verso il futuro, e ci sono naturalmente anche le politiche che servono per la produzione di cultura, per la produzione di arte, di quello che sarà domani il nostro patrimonio culturale. Ebbene, se vogliamo tornare alla famosa domanda iniziale, noi dobbiamo analizzare l'industria culturale, come la definivamo prima, tenendo conto, da economisti in difficoltà, di tutti gli scostamenti, di tutte le implicazioni di questi scostamenti nell'analisi che stiamo facendo. Dovremo considerare la domanda, la produzione, come si incontrano domanda e offerta sul mercato, quali sono gli effetti macroeconomici per l'economia nel suo insieme. La cultura, l'arte attirano investimenti oppure non lo fanno, generano occupazione oppure non lo fanno, hanno effetti su altri settori? Certamente sì, almeno il turismo, ma probabilmente anche altro, l'economia della conoscenza, l'economia della creatività, hanno effetti sulle innovazioni, sulla capacità delle persone di introdurre innovazioni in altri processi, in altri settori dell'economia, hanno effetti su una crescita economica finalmente sostenibile e, diciamolo pure, anche spesso sulla qualità della vita delle persone che in questa economia comunque non è che sono soltanto dei prestatori di lavoro, quando va bene peraltro, ma sono anche delle persone che poi vivono tutti i giorni e articolano anche i loro consumi e il loro tempo libero. Naturalmente tutto questo porta con sé dei giudizi di valore, delle considerazioni su dove il mercato fallisce, su dove il mercato funziona, su dove lo Stato fallisce nel tentativo di rimediare ai fallimenti del mercato, e insomma un insieme di considerazioni che ci portano verso la costruzione di politiche economiche che riguardano l'arte e la cultura. Bene, noi partiamo dalla domanda: il valore dove nasce nell'economia? Nasce dall'utilità di un bene, di un servizio, di qualcosa che si desidera, in rapporto alla scarsità di questo qualcosa, la scarsità che fa sì che spesso bisogna adattare la realtà e l'attività produttiva, in realtà è spesso questo, diciamo, per rendere disponibile, per rendere fruibile qualche cosa che in sua natura è scarso rispetto all'utilità che genera. Bene, questa è una definizione generale che potremmo considerare per qualunque bene o servizio, per qualunque settore dell'economia. Nei prodotti culturali ci sono, all'interno di cicli produttivi anche abbastanza ampi, vasti, dove ci sono molte attività industriali di trasformazione oppure attività di servizio, ma non a contenuto artistico-culturale, ci sono invece degli aspetti, dei contenuti artistico-culturali che si distribuiscono in modi diversi su produzioni che hanno caratteristiche molto diverse tra di loro, per cui poi andranno a concorrere per l'utilizzo del tempo libero principalmente e di un po' di denaro delle persone che destinano una parte del proprio tempo alla cultura e all'arte, andranno a concorrere dei beni con dei servizi, andranno a concorrere delle produzioni ad alta tecnologia e a bassa tecnologia, alcune distribuite con i canali più diversi, per cui alcune andranno acquistate, altre comporteranno un biglietto d'ingresso per andare a vedere qualche cosa, e tutta questa realtà è abbastanza insolito. Io di solito vado a comprare un'automobile, posso decidere se comprare l'automobile, comprare la motocicletta, posso decidere una marca o un'altra, ma insomma siamo nell'ambito di
beni le cui produzioni sono alla fine abbastanza simili dal punto di vista tecnologico. Qui invece stiamo di fronte a situazioni di grande differenza produttiva, il che ci porta, vedremo fra poco, qualche problema. Ma diciamo i problemi di riflessione economica sui temi della cultura non si esauriscono qui, perché in realtà lo stesso concetto di valore che noi attribuiamo al consumo artistico culturale è molto più complicato a quello che attribuiamo all'acquisto di un'automobile, perché ci sono, l'automobile già è un consumo complesso rispetto ad altri, ma a parte l'utilità in senso stretto dell'assolvere la funzione per cui io compro il bene artistico culturale si carica di una serie di valori simbolici e semiotici, sono portatori di un significato relazionali, generazionali. Io consumo qualcosa perché voglio entrare in relazione con certi, con certe persone, con certi gruppi sociali, voglio dimostrare che appartengo a certi gruppi sociali. Dei valori di esperienza che sono anche qui complessi, perché è sostanzialmente io dico che il budino mi piace solo dopo che l'ho mangiato, e quindi significa che se io devo comprare il budino quando non so ancora se mi piacerà o meno, tutto il mio comportamento di domanda risulterà falsato, e per contro ex post posso scoprire come mi piace così tanto, che ecco l'utilità marginale che non è decrescente come ci si aspetta che sia, mano a mano che ne prendo sempre di più continua a piacermi sempre di più. Questa è una caratteristica tipica dei consumi artistico-culturali, cioè più aumenta la quantità consumata e più la persona che ne fruisce li apprezza rispetto a quello che nella vita ha legittimamente preso altre strade e continuerà ad andare allo stadio tutta la vita, mentre qualcun altro va a teatro tutta la vita, e i modelli di consumo si differenziano in modo a quel punto praticamente incollegabile, diciamo. E poi ci sono addirittura dei valori, delle utilità non legate all'utilizzo, non legate alla fruizione. Si parlava prima dei rolli, bene, io posso godere dell'esistenza delle giornate dei rolli e dei palazzi dei rolli perché mi piace andarci, visitarli, benissimo, e questa è quella parte facile. Poi io ne posso godere anche se non ci vado, perché mi fa piacere che ci sia, che ci siano i rolli, che ci sia gente che ci va, eccetera, valore di esistenza. Ne posso godere perché non ci vado, ma ci potrei andare, valore d'opzione. Non ci vado, non mi interessa, so che non ci andrò, ma i miei figli potrebbero andarci, valore d'eredità. Ci vado, non so che non ci andrò, non ho figli, ma sono genovese e mi fa piacere che a Genova ci siano i palazzi dei Rolli, valore di prestigio. Sono genovese e mi fa piacere anche perché le persone che ci... Io non ci vado, non ho i figli, però le persone che ci vanno, con cui poi io interagisco, daranno tutta insieme vita a un ambiente più creativo, più stimolante, in cui anche io mi troverò meglio, un valore in qualche modo creativo, ma che continua a non essere collegato alla fruizione di questo particolare bene. Allora questo scombussola tutte le nostre capacità, no, non tutte, ma insomma rende molto più difficile la nostra operazione di analizzare la domanda di arte e cultura da parte di una società. Conterà il prezzo? Sì, va bene, conterà più o meno, conterà forse, non sempre. Qualche volta conta persino a rovescio, perché siccome io l'arte e la cultura molto spesso non so giudicarla, non so se un quadro è bello o brutto, però voglio mettermi un quadro caro in salotto perché voglio far vedere che appartengo a quel gruppo sociale, allora compro quello più caro. Non mi piace nessuno, però compro quello più caro perché faccio vedere che sono più ricco. Allora il prezzo agisce addirittura al contrario, cioè sono i meccanismi economici che sono completamente scombussati. Il reddito conta, sì, a grandi linee conta, ma scatena anche degli effetti un po' più complessi, perché per esempio conta molto il tempo. Ecco, in tanti consumi il tempo conta poco. Nella cultura, nell'arte conta tantissimo, dipende naturalmente da che cosa si acquista, che cosa si consuma, che cosa si fruisce. Se io sono quel ricone che voleva mettersi un quadro in salotto, non ci metto molto tempo evidentemente, però penso ci metto molti soldi. Se decido di andare a Carlo Felice a sentire la Passione secondo Matteo, ci metto molto meno soldi, ma ci metto molto più tempo. Se invece della Passione secondo Matteo decido di andare in libreria acquistare la Recherche di Proust, ci metto ancora meno soldi, ma decisamente ancora più tempo. Allora, questo tempo in realtà è uno degli elementi che spesso diventa più importante del prezzo, e a quel punto ha una sua interazione con il reddito. Di solito chi ha più reddito, chi è più ricco, attribuisce al tempo un maggior valore, questo sposterà i suoi consumi rispetto a chi ne ha di più, al pensionato, allo studente, alla persona che ha semplicemente meno reddito e anche meno cose che può fare nel tempo libero, perché molte non se le può permettere. Poi naturalmente c'è il livello di istruzione, la suefazione di cui parlavamo prima, se io
consumo di più di un certo bene o servizio artistico o culturale, mi genererà una soddisfazione crescente che mi porterà a consumarne sempre di più. Poi ci sono una serie di prodotti complementari, l'accessibilità per esempio, accessibilità che non è solo il trasporto, è l'informazione, la possibilità di sapere quale spettacolo c'è, che giorno, dove, di poter prendere il biglietto online, di poter magari effettivamente poi arrivare facilmente perché ci sono i trasporti ben organizzati in funzione di questo e così via. E poi ci sono tutti gli effetti, diciamo, sociologici, di dimostrazione, di imitazione, di cui parlavo prima, di cui effettivamente gli economisti diciamo, tengono conto tutte le volte che possono, ma poi spesso fanno un po' per semplificare, cioè vabbè, le preferenze del consumatore sono in qualche modo date. No, in questo campo le preferenze del consumatore non sono date e cambiano in continuazione, proprio per l'esperienza di cui dicevamo prima. Allora, queste sono un po' le caratteristiche che in qualche modo fanno sì che la domanda di arte e cultura sia abbastanza difficile da analizzare e sia ancora più difficile da prevedere. Cioè, se noi ci guardiamo indietro su qualche decennio, diciamo la dopoguerra a oggi, vediamo che i consumi culturali sono enormemente cresciuti perché complessivamente c'è un reddito molto maggiore, c'è anche però maggiore tempo libero, cosa di cui noi nell'immediato non abbiamo la percezione, ma rispetto a 50 anni fa c'è molto più tempo libero e decidiamo, non tutti, ma qualcuno decide di fruirne così. C'è complessivamente una molto maggiore offerta di arte e cultura a un costo reale che è diventato molto minore di quello di qualche decennio fa. Naturalmente è aumentata l'informazione, sono migliorati i trasporti, è aumentata la ricettività e tutto questo fa sì che i consumi culturali siano notevolmente aumentati. E possiamo dire su un arco di tempo ancora più lungo che nelle rivoluzioni industriali che si sono succedute dalla fine del Settecento a oggi si è gradualmente passati da una cultura d'élite che stava nei monasteri e che stava nei palazzi dei potenti e nelle corti, a una cultura borghese e cittadina e poi da ultimo a una cultura di massa e vorrei quasi dire, almeno per molti aspetti, a domicilio. Allora, questo è un po' quello che si può dire a proposito della domanda, ma sull'offerta ci sono altrettante complicazioni rispetto alla visione talvolta un po' semplificata che l'economia cerca di produrre per poi portare a delle conclusioni, delle conseguenze concrete. E allora dal punto di vista dell'offerta, in realtà noi abbiamo, lo dicevo prima, settori molto diversi tecnologicamente tra di loro, che combinano insieme attività di produzione di beni e di servizi per realizzare cose che poi vanno a concorrere sugli stessi quattrini e soprattutto sullo stesso tempo della persona che deve decidere se ed eventualmente quale domanda di quale bene o servizio artistico culturale potrà dedicare un po' di tempo o un po' di soldi. Bene, questa notevole articolazione di prodotti e di processi produttivi fa sì che molto spesso concorrano tra di loro dei settori a tecnologia molto diversa, addirittura settori che esistevano da molto prima con altri che sono comparsi dopo in forza del progresso tecnologico e questi altri producono a costi molto inferiori perché producono industrialmente, così il cinema fa concorrenza al teatro, l'industria discografica fa concorrenza al concerto dal vivo e questa differenza di tecnologia fa sì che ci sia un tale squilibrio nei costi che se si lasciasse la cosa così senza interessarsene presto i teatri chiuderebbero, la musica dal vivo scomparirebbe, a quel punto anche i dischi perché non c'è neppure qualcuno che li suona per la volta della registrazione e allora ci sono questi settori a tecnologia bassa che in qualche modo richiedono di essere aiutati anche per consentire la sopravvivenza di quelli a tecnologia più alta. Questo è detto Morbo di Beaumont, un economista piuttosto famoso che probabilmente avete almeno sentito, che questa cosa l'ha teorizzata abbastanza precisamente già un bel numero di anni fa. E questo è un elemento di notevole complicazione quando cerchiamo di analizzare le condizioni di offerta di arte e cultura su un mercato. Ecco, adesso abbiamo detto la parola che scandalizza molti, perché quando si parla di cultura non si può parlare di mercato e viceversa, invece si può perché anche nel campo della cultura e dell'arte mercato vuole semplicemente dire che a un certo momento chi esprime una domanda perché percepisce l'utilità, la desiderabilità dell'arte e della cultura incontra qualcuno, un'industria culturale in senso buono, che ha prodotto beni e servizi che soddisfano questo desiderio. Allora questo mercato
è abbastanza complesso da studiare. Diciamo che in un mercato c'è sempre un'utilità che genera un prezzo di domanda, diciamo io sono disponibile a pagare quanto per me vale questa cosa, tenendo conto del tempo che ho a disposizione, di quanto mi piace, della sua fazione, tutte le cose che dicevamo prima, e c'è un prezzo di offerta che è il costo di produzione, diciamo, in qualche modo restituito, diciamo, come condizione alla quale chi produce questo servizio o questo bene è disponibile a offrirlo. E beh, se c'è uno squilibrio, se c'è una differenza positiva, il prezzo di domanda è maggiore al prezzo di offerta, l'affare è fatto e quel mercato e quell'industria va avanti, il consumatore è contento, il produttore pure. Ma è proprio questo il problema. Molto spesso questa cosa nel nostro settore non c'è. E se non succede questo, che cosa può voler dire? Beh, un economista può anche liquidarla dicendo vuol dire che quella produzione non serve, quindi nel tempo sparisce, è un settore che sparisce, non è che i settori sono eterni, okay? Quindi se una cosa non serve più non si fa più, quindi la risposta potrebbe anche essere questa, ma è una risposta un po' semplificata, un po' semplicistica anche, perché molto spesso per tutte quelle complicazioni che dicevamo prima non è proprio così, può essere per esempio che l'utilità sia sottovalutata dal potenziale spettatore, consumatore, quello che è, perché non è ancora entrato nel meccanismo di quella assuefazione di cui parlavamo prima. Può essere ancora più spesso che l'utilità della sua domanda di arte e cultura non riguardi solo lui, ma tutto quello che poi lui può fare e generare in capo ad altri per il fatto che è diventato più colto e magari anche un pochino più intelligente per avere dedicato il suo tempo a queste attività. Oppure ancora può essere che i costi siano troppo alti perché quel settore sconta determinate inefficienze che in qualche modo possano essere diciamo curate, possono essere migliorate. E allora c'è questa forbice, questa differenza positiva tra il prezzo di domanda e il prezzo di offerta, che qualche volta c'è, qualche volta non c'è. Bisogna cercare di fare in modo che ci sia, bisogna cercare di aumentare l'utilità e far aumentare la domanda da un lato, bisogna cercare di ridurre i costi e far aumentare l'offerta dall'altro. E allora qui subentra un ragionamento su quanto il mercato funziona bene da solo e quanto no. Questo è uno dei tanti settori, purtroppo, in cui il mercato non è che faccia tutto. Fa alcune funzioni utili, talvolta le fa ottimamente, però in alcune cose non funziona tanto bene, per esempio non tiene conto dei benefici esterni di cui dicevamo prima, cioè non solo utilità per chi consuma, ma per tutti gli altri. Questo lo sappiamo, lo testimoniamo anche direttamente, non sempre predilige i consumi artisticamente più elevati, perché il mercato va per grandi numeri, allora diciamo l'industria che si adatta alla domanda finirà per produrre quello che pensa di vendere meglio e allora avremo delle produzioni artisticamente mediocri, se non addirittura pessime, che stanno perfettamente in piedi da sole sul mercato, mentre invece quelle migliori richiedono qualche forma di aiuto. Ancora il discorso sulla differenza tecnologica, per cui il mercato magari predilige dei prodotti qualitativamente inferiori, come una musica riprodotta su qualsiasi tipo di supporto, rispetto ad altri qualitativamente più elevati, come la musica dal vivo, perché la bassa tecnologia di questa seconda produzione comporta un prezzo di vendita molto maggiore che il nostro consumatore non si può permettere. E ancora, per esempio, il mercato non tutela tantissimo gli artisti. Perché non tutela gli artisti? Perché sono troppi. Perché sono troppi e non si sa come sceglierli, come selezionarli. Il loro prezzo di vendita del loro lavoro, spesso, tranne le superstar che sono insostituibili, che sono uniche, se no gli altri, sai che c'è, allora se tu costi un pochino più caro degli altri, io prendo un altro pittore, un altro attore, un altro regista, e allora abbiamo questo mercato che si divide fra alcune superstar e invece degli artisti che lavorano a condizioni talvolta realmente da fame. Anche questa è una cosa che tendenzialmente non dovrebbe renderci troppo felice. Quindi il mercato rischia in questo di non essere davvero meritocratico, come invece talvolta si pensa un po' fideisticamente che sia. E qui sono un po' le radici dell'intervento pubblico, che magari può dare luogo anch'esso a scelte non meritocratiche, perché l'amico dell'amico, la persona legata politicamente al decisore politico e così via, eccetera. Oppure può incorporare dei livelli di efficienza inferiori a quelli della produzione privata, può sprecare risorse che sono risorse pubbliche, queste aumentano il fabbisogno finanziario e così via, però almeno permette di
mantenere in vita delle produzioni che altrimenti non sarebbero direttamente redditizie e quindi scomparirebbero con effetti abbastanza a catena, di mantenere in vita produzioni che generano dei benefici economici indiretti, esterni e dei benefici sociali in capo non solo a quelli che sono direttamente consumatori ma in capo a svariati altri soggetti. E allora diciamo che se la comunità decide di accrescere il proprio livello di fruizione di arte e di cultura può tenere conto di tutti questi fattori ed esprimere un giudizio di valore che è quello di sviluppare questo settore anche al di là di quanto il mercato consenta di svilupparlo. Naturalmente questo è un giudizio di valore che supera i meccanismi del mercato, che è assolutamente legittimo nel momento in cui una comunità politicamente organizzata decide questa cosa e decide che una parte dei soldi che raccoglie attraverso le tasse viene destinata al potenziamento, allo sviluppo di questi settori. Ed è esattamente quel giudizio di valore che informa l'articolo 9 della Costituzione italiana, che dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questo può produrre norme che non sempre sono molto felici rispetto agli obiettivi che si pongono, ma questo è un altro tipo di problema, e interventi diretti fatti con denaro pubblico, cioè con denaro dei cittadini, dei contribuenti, è realizzato, decisi evidentemente dalle persone che i contribuenti legittimamente rappresentano. Se poi non li rappresentano legittimamente o se è distanza fra i rappresentanti politici e i rappresentati, cioè gli elettori, questo è un altro problema. Naturalmente questo non deve significare né sostituire, attenzione perché qui andiamo all'altro corno del problema, cioè il mercato fallisce sotto alcuni punti di vista, ma lo Stato fallisce sotto altri, allora non deve, non dovrebbe significare sostituire per esempio il merito artistico con la vicinanza a chi decide la spendita dei soldi pubblici, e tantomeno dovrebbe significare ridurre l'efficienza della produzione di quello che si produce, perché questo significa ridurre il beneficio sociale che io produco attraverso la spesa del denaro di tutti i contribuenti. Allora, questo è un discorso un po' complesso che non sempre si è declinato bene. In Italia, dopo incorporando un certo socialismo municipale dell'Ottocento con sostegno ai teatri lirici e altre attività culturalmente significative, nel Novecento c'è una prima legge del 1909 in piena era giolittiana, in una logica di costruzione dello Stato, una legge che determina degli strumenti di conservazione, di salvaguardia del patrimonio culturale nazionale. Successivamente le risorse pubbliche investite in Italia in questo settore sono state molto ingenti, ma prima della Seconda Guerra Mondiale consumi artistici e culturali degli italiani erano poca cosa, perché gli italiani dovevano pensare prima di tutto a riempirsi la pancia e ai beni di prima necessità. Dopo, anche grazie ai nuovi mezzi di comunicazione e in generale all'aumento della ricchezza, all'aumento della scolarizzazione, questa anch'essa resa possibile nuovi mezzi di comunicazione, allora i consumi culturali sono molto aumentati. E a quel punto che cosa è successo? Che alcuni di questi consumi cominciano a diventare redditizi e vanno avanti lungo le strade del mercato, penso all'industria cinematografica, all'editoria, eccetera. Altri invece, come la tutela, la salvaguardia del patrimonio ambientale, patrimonio monumentale, storico, tendenzialmente no, per una serie di altri meccanismi che non facciamo in tempo adesso a raccontare, ma richiedono un intervento pubblico più forte. Nel 1974 nasce il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, il quale è dedito a questa missione con un approccio molto difensivo, rivolto molto alla conservazione, alla protezione, più che alla fruizione di questo patrimonio. Probabilmente entreremo molto più nel vivo, no, con la chiacchierata successiva, perché in questa visione non sono per niente previste alla fine delle competenze di tipo manageriale, di tipo gestionale, e nemmeno c'è un'autonomia gestionale. Allora prevalgono tendenzialmente un certo centralismo, una certa burocrazia, e questo è piuttosto poco adatto alla valorizzazione, alla fruizione di questo patrimonio da parte dei tanti italiani e stranieri che potrebbero invece goderne se fosse, in modo un po' sintetico, semplicistico, forse meglio gestito. Molti altri interventi pubblici riguardano in generale dei sussidi ai teatri lirici, per i motivi che dicevamo prima, ai teatri di prosa, allo spettacolo dal vivo, talvolta, spesso fino a pochissimi anni fa,
decisi con il criterio del recupero dei costi storici, cioè tanto costi e tanto ti finanzio, o comunque in percentuale, che è dal punto di vista dell'incentivo all'efficienza il peggio in assoluto che io possa inventarmi, perché più spendi e più soldi ti do, evidentemente. I sussidi alle produzioni, diciamo così, belle, alle produzioni colte, magari nei settori dove invece delle produzioni meno belle e meno colte stanno sul mercato, allora non sovvenzionerò la produzione di film purché siano, ma sovvenzionerò la produzione di film belli e colti, i famosi film MIBAC, che talvolta sono francamente inguardabili, perché qualcheduno ha deciso che sono belli e colti. E qui siamo su un crinale un po' difficile, perché il concetto è ammissibile, ma la sua declinazione concreta dice: un momento, chi è che dice che cosa è bello e che cosa non lo è? E a quel punto, diciamo, le intromissioni del decisore politico possono essere piuttosto pesanti. E allora, diciamo così, che complessivamente questi benefici sociali, quando sono superiori ai costi, giustificano la spesa pubblica. La spesa pubblica comporta aumentare le tasse o aumentare l'indebitamento. Quando queste operazioni si fanno troppo a lungo, troppo spesso e in troppi settori che magari hanno anche più urgenza e più bisogno della cultura dell'arte, o quantomeno altrettanto, alla fine i conti non tornano più. E a prescindere, attenzione, a prescindere dai benefici che può generare, degli interventi che sono che sarebbe dichiaratamente positivo effettuare con denaro pubblico, non si possono più fare, perché non ce n'è più, perché denaro pubblico non esiste, è denaro dei contribuenti. Comunque io riesca ad attrarlo verso la scelta pubblica, quello è. E allora bisogna procedere nella direzione opposta, e spesso questo porta a delle devastazioni, e sono dei tagli, che non sono questi tagli, ma sono, eccolo lì, di nuovo questi tagli. Ecco. Aveva ragione lui, ammesso che fosse lui? No, diciamo che forse no, ecco. Però dobbiamo riconsiderare tutta la faccenda, cioè anche interventi pubblici dichiaratamente utili, diciamo, su cui anche non ci sia dibattito sul livello di utilità, possono semplicemente, questo è già un caso frequente, non essere attuabili per carenze finanziarie non sanabili nel bilancio dello Stato. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo una situazione di questo genere, e in Italia diciamo che i grandi numeri dell'economia, che un po' conosciamo, insomma, no? Quindi con l'imposizione fiscale al 42% del PIL e il debito pubblico al 135% del PIL, suggeriscono che forse non si possono più troppo aumentare le tasse e non si può più troppo aumentare il debito pubblico. Questo ce lo spiegherà molto bene Cottarelli martedì prossimo. Allora si taglia, e poi in Italia spesso quando si taglia, che cosa viene tagliato? La ricerca scientifica, la cultura e l'arte. Non è detto che sia la scelta giusta, anzi quasi certamente non lo è, ma essendo la scelta che riguarda un po' di più il lungo periodo, è quella che provoca meno devastazioni immediate, meno rivolte sindacali, meno problemi sociali immediati, e quindi è quella che spesso, sbagliando, ma che spesso si fa. Questo è un po' quello di fronte a cui ci troviamo, e quando noi guardiamo pubblico e privato in questo modo, viene da dire, fa quasi ridere, no? Guardare il mercato visto dal settore pubblico e il settore pubblico visto dal settore privato, no? Se uno li mette, diciamo, in colonna, uno di fianco all'altro, uno dice: ma per voi conta solo il profitto, e l'altro dice: siete inefficienti, non avete controlli economici, sprecate, tanto pagano i contribuenti che non sanno come vengono spesi i loro soldi, che sono comunque geograficamente anche in qualche caso distanti dalla spendita di questo denaro. Il privato fa cose troppo commerciali, fa i cinepanettoni, fa la TV spazzatura, fa i libri banali, è vero, obiettivamente è abbastanza vero, però è anche vero che il pubblico farà delle cose appunto belle perché qualcuno decide che sono belle, ma se nessuno le va a vedere, forse qualche problema bisognerebbe anche porselo. Ci sono spesso delle scelte clientelari, c'è un problema di autoreferenzialità abbastanza forte, cioè visto che siamo solo noi che diciamo a noi stessi che noi siamo belli, si crea un circuito abbastanza chiuso che chi lavora nel mondo dell'arte e della cultura ha spesso sperimentato a proprie spese, perché di solito è molto più facile restarne fuori che entrare dentro. E ancora, il privato è un settore non impegnato, può essere cinico, abbiamo detto prima, non tutela adeguatamente la proprietà intellettuale, questo è un fatto, cioè, non tiene conto dei benefici esterni che questi settori generano su altri, ma lo Stato visto dal privato è l'opposto, è fazioso, è moralista, sceglie gli amici degli amici, gli artisti non sono più indipendenti ma sono appunto quelli che piacciono, diciamo, al regime, al principe, non valorizza alla fine il proprio patrimonio culturale perché non è capace a farlo, perché non è capace a gestirlo, perché non è capace a venderlo, in senso buono, nel senso di renderlo fruibile, e così via. E allora
diciamo, a monte ci sono magari anche delle diversità di tipo un po' ideologico, no? Per cui l'individuo sovrano deve decidere lui qual è il livello di fruizione dell'arte, l'intervento pubblico non è accettabile a meno che non sia rivolto ad accrescere proprio l'utilità per l'individuo. Dall'altra parte ci dovrebbe essere un dittatore benevolo, no? Che persegue la valenza sociale dell'arte e della cultura e gli obiettivi collettivi che lui in qualche modo interpreta perfettamente, cosa che non è scontato che sia. Però in realtà, e mi avvio un po' alla conclusione, al di là di qualche oggettiva differenza, diciamo, di visione complessiva del mondo e dell'economia, c'è anche un po' la sensazione che negli anni si susseguano anche in questo un po' delle mode, e ho intercettato in questa preparazione di questa conversazione due frasi che mi hanno incuriosito. Questa qui è di De Michelis, l'ho sentita dire da molti: la cultura è il petrolio d'Italia e deve essere sfruttata. È una frase biecamente mercatista, detta da un politico degli anni Ottanta. Adesso non è un giudizio su di lui, non mi interessa il giudizio su di lui. Nel periodo in cui probabilmente la cultura era la più sussidiata, a condizione di essere vicina al regime e di essere vicina a chi aveva il potere in mano in quegli anni. E però, diciamo, in un momento in cui era di moda, era forse conveniente dire così, un politico di primissimo piano ha detto così, magari l'ha anche pensato, ma di fatto ha fatto una cosa molto diversa. E però, curiosamente, Dario Franceschini, ministro pochi anni fa, la cultura non può essere consegnata alle logiche di mercato. Frase, diciamo, condivisibile con tutte le considerazioni che abbiamo fatto fino a qui, però viene da dire, tutto sommato, il decreto Franceschini, insomma le varie cose che ha fatto Franceschini al ministro sono quelle che vanno più in questa direzione alla fine. Perché? Perché è un po' un segno del tempo. Sembra quasi che l'umore della piazza gli suggerisca di dire così, ma poi ha fatto cose significativamente diverse da queste, esattamente come De Michelis ha fatto cose significative, il suo partito, la sua epoca, i suoi governi, eccetera, hanno fatto cose ben diverse da quelle che diceva lui nella frase che riportavo prima. Allora, qui veramente arriviamo un po' alla fine dei conti, in realtà io credo che il pubblico e il privato anche in questo settore, oppure si guardano in cagnesco nel modo che dicevamo prima, possano non essere strettamente e fieramente avversari, si possono correggere i fallimenti del mercato con interventi i cui costi non siano evidentemente superiori e i guasti non siano peggiori dei fallimenti stessi, e quando sono sussidi, che questi sussidi non siano superiori alla differenza fra l'utilità sociale che si vuole conseguire e quella privata che scaturirebbe da un sistema di prezzi. Possono questi interventi stimolare un senso civico che magari altrimenti maturerebbe con molta più lentezza, ammesso che maturi, e una sensibilità intergenerazionale che invece il debito pubblico sembra in qualche modo mettere in pericolo. Possono perseguire, lo dicevamo prima, dei benefici esterni su settori dell'economia anche abbastanza lontani da quello artistico e culturale, sulle imprese che operano invece in questo settore, sul complessivo miglioramento dei modelli di consumo. Se una persona diciamo fruisce di tanti diciamo di tante attività e consuma tanta cultura, uso volutamente questa parola proprio per dar fastidio a quelli che dicono no, non si può parlare di consumo. Sì, si può consumare cultura, consumare arte, tanto non si consuma, rimane sempre lì. Ebbene, se una persona ne consuma tanta, probabilmente cambia il proprio modello di consumo anche sul resto e migliora i propri modelli di consumo, perché diventa una persona più consapevole, probabilmente più intelligente, più orientata a un modello di vita e quindi anche di consumi non solo artistico-culturali, che in qualche modo rende l'intera economia più sostenibile e indurrà altre industrie a produrre cose che maggiormente servono la sostenibilità di questo sistema economico. E allora, per dirla con questo signore, di cui consiglio qualche lettura ogni tanto, Stefan Hessel, il nostro arricchimento deve essere essenzialmente culturale e non un arricchimento puramente quantitativo che si traduce in aumenti di energia utilizzata, di prodotti finanziari immessi nel mercato e così via. Bene, ora che cosa possiamo dire? Che ancora oggi la presenza del privato in questo settore è relativamente marginale. Probabilmente il segnale di una svolta in questo ultimo decennio c'è stato, sentiremo direttamente dalle parole di Mauro Ferricori,
e di Serena Bertolucci cosa ci dicono delle loro dirette esperienze. Certo è che occorre in qualche modo coinvolgere i cittadini e anche coinvolgere le imprese private, non solo come fonte di risorse fiscali o di risorse che arrivano volontariamente attraverso l'indebitamento, ma come fonte di risorse addizionali, per esempio attraverso le politiche che puntano sulle defiscalizzazioni, sulle agevolazioni fiscali, sull'art bonus. Ci avete mai pensato che con l'art bonus il contribuente che fino a un minuto prima si lamentava di pagare troppe tasse applica l'art bonus e paga di più? Paga di più, perché naturalmente non si sconta dalle tasse tutto quello che dà per il restauro di quell'opera, ma il contribuente tartassato che si lamenta è in realtà disponibile a pagare ancora di più a condizione di poter orientare il suo contributo invece di farlo finire in un calderone di cui non saprà mai più nulla. Allora in questo si può coinvolgere il privato nell'utilizzo di risorse ancora maggiori di quelle che già gli si chiedono, forzosamente attraverso le tasse o volontariamente attraverso il prestito, senza che invece lui si senta minimamente protagonista della, diciamo, rinascita culturale, artistica della sua comunità, del suo paese. E naturalmente il maggiore coinvolgimento deve arrivare invece alle imprese, che sono in grado di dare quel complemento di efficienza gestionale, di capacità di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e artistico del nostro paese, in modi in cui il settore pubblico, che pure ha altre eccellenze, ha sviluppato altre eccellenze, in realtà non ha saputo fare. Questo è un po', diciamo, il quadro in cui ci muoviamo, in cui si muovono loro, quelli che vanno poi concretamente a realizzare delle operazioni importanti, come quelle che sono state fatte, per esempio, a Reggio di Caserta, di cui Mauro Fericore ci parlerà adesso. Naturalmente avete capito da questa presentazione molto sintetica, un po' frettolosa, me ne scuso, eccetera, che i temi sono molti, molto vasti e anche abbastanza complessi. Non era semplice, non è semplice, non bisogna mai cadere nella tentazione di semplificare eccessivamente le cose, no? Bisogna semplificare quanto si può e quanto si riesce, ma i temi sono abbastanza complessi e gli stessi economisti che studiano queste cose da anni non ne sono venuti pienamente a capo. Però io credo che fosse una lunga introduzione, una lezione, come dicevo prima, ma diciamo necessaria a setting ground, diciamo a mettere un pochino i paletti, no, sul terreno, capire in quale terreno di gioco ci stiamo muovendo. Quelli che si muovono sul terreno di gioco sono loro. Noi siamo quelli che studiano, quindi si fa presto, diciamo, più di tanto poi gli economisti siamo abituati che sbaglino, quindi se sbagliano un po' di più, un po' di meno, quasi non si nota. Ma invece se sbaglia il direttore della Reggia di Caserta, se sbaglia il direttore di Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura, ebbene qui allora sono dolori. Grazie di questa pazienza che avete manifestato. So per certo, per averli ascoltati, che loro sono molto brillanti, quindi diciamo adesso, fatta la parte faticosa, viene la parte un pochino più gradevole di questo comunque difficile incontro. Dai. Grazie prof. Mentre ascoltavo lei, dicevo proprio, non ci poteva essere persona migliore che poteva seguire a questa introduzione, perché in molti temi non solo mi sono ritrovata io, ma conoscendo l'attività e le idee di Mauro Fericore, credo che abbia molte cose da dire a proposito. Prego, Mauro. Intanto, grazie al professor Musso per questa mappa concettuale che ha offerto, dentro la quale poi ognuno di noi o di voi può muoversi. Grazie anche a mia sorella Serena che ha organizzato questo appuntamento, che trovo molto intelligente, perché le occasioni in cui gli economisti e gli operatori culturali si incontrano sono veramente poche. Non scorderò mai, i vantaggi dell'età sono nel fatto di avere un sacco di ricordi e se ti tornano in mente sono utili, per delle volte si scordano, che negli anni '80 un mio carissimo amico con cui avevo fatto il liceo entrò nel consiglio d'amministrazione di una società che si chiama Ervet, che adesso non c'è più, comunque si occupava, società regionale che si occupava di sviluppo territoriale. Ci sarà anche, immagino, in Liguria, tutte le regioni hanno quelli che fanno le aree attrezzate, fanno politiche industriali, politiche per le medie imprese. E ricordo che gli dissi, ma perché voi che vi occupate di politica industriale vi occupate di tutti i settori ma non vi occupate di cultura?
E lui, come una persona con cui sono cresciuto, mi ha guardato sinceramente, esterrefatto, come qualcuno che dice una cosa insolita. E io dico, guarda che la cultura è già e sarà uno dei principali settori economici in Italia, però ancora adesso le occasioni anche di incontro fra discipline diverse sono piccolissime. Adesso a Modena sto seguendo un centro che si occupa di Digital Humanities e la prima cosa intelligente che hanno fatto, io l'ho editato fortunatamente, è di creare un dipartimento in cui stanno insieme ingegneri informatici e umanisti ed esploreranno che cosa il digitale può dare allo sviluppo delle scienze umane, ma anche viceversa. Lei diceva che forse possiamo abolire i CD, ma non i musicisti. Non lo so con l'intelligenza artificiale se quello che lei ha detto non fosse già un po' indietro rispetto ai tempi. E comunque la volevo rassicurare sulle citazioni fake, che Paolo Fabbri, che molto eco, forse il semiologo più importante, ha sostenuto, le manderò la citazione, questa è vera, che le citazioni false sono le più belle perché sono create ad hoc e servono esattamente a dare autorità a quello che sta dicendo una persona che magari non ha l'autorità del citato, e normalmente ci cito persone importantissime, famosissime. Quindi dicevo che parlavo di questo piccolo episodio biografico degli anni Ottanta, ma ancora adesso questo dialogo economisti e mondo della cultura è un dialogo che non c'è, c'è molto parzialmente. Il grosso delle ricerche che conosco io sono volte a misurare gli effetti economici della spesa pubblica e servono normalmente agli spreconi della spesa pubblica a dimostrare che quello che non riescono a ottenere subito prima o poi si otterrà in termini di risultati economici, quindi a dimostrare che ci vuole più spesa pubblica. E ho avuto anche piacere, parlando di Genova, di essere invitato dallo studio Ambrosetti, che sta facendo il piano strategico per la regione Liguria, di avere in questo piano un mio piccolo posto per parlare dei beni culturali. Anche questo è un altro piccolo segnale di un mondo che va avanti molto lentamente. Diciamo che mentre si comincia a capire come le discipline aziendali possono essere utili al sistema culturale, diciamo il mondo del management, mentre si comincia a capire che il mondo del marketing, a partire dal marketing strategico, non parliamo di venditori di farmaci, può essere utile al mondo della cultura, il discorso più generale in termini macroeconomici non c'è praticamente, questo dialogo, e in parte si comincia a valutare la cultura in termini di politica industriale. Tutto questa lunga premessa per dire che, diciamo, mi farebbe piacere che anche questo dialogo continuasse. Io arrivo sempre un po' impreparato nei luoghi perché non so mai con chi parlo e non mi piacciono quelli che fanno sempre la stessa ricetta dovunque vada, e ogni volta ne ricavo, mi consolo di questo, che può essere anche un fatto di dilettantismo, perché mi adatto quello che devo dire a quello che ho sentito dagli altri, mentre invece normalmente c'è gente che arriva, fa il suo discorso, prende su, va via, non ascolta nessun altro. E quindi io adesso vorrei cimentarmi col professor Musso su questo tema. Io sono convinto che c'è un dovere costituzionale, morale, estetico, politico di tutelare i beni culturali, soprattutto in un paese come l'Italia, e non solo i beni culturali cosiddetti materiali. C'è un dovere costituzionale ineludibile, e che lo Stato deve spendere tutto quello che si deve spendere, incluso sacrifici gravi, per poter assolvere a questo dovere. Ma sono anche convinto, e qui dirò una tesi estrema, ma se vi faccio tutte le sfumature di grigio voi vi addormentate, quindi io parlo, io per me è bianco o nero quando si ha poco tempo, poi i grigi ci penserete voi. Sono anche convinto che il mondo dei beni culturali stia impropriamente in quella parte della cultura che è gestita
di necessità dal pubblico e potrebbe stare in modo molto più produttivo nella parte della cultura che è gestita in termini di mercato e di economia anche privata. La dico ancora più volgarmente, così mi faccio una cattiva fama: se io avessi soldi o se fossi il presidente della Cassa Depositi e Prestiti e lo Stato mi dicesse ti vendiamo tutti i beni culturali statali, continuiamo a darti ogni anno quello che adesso ci costano i beni culturali statali, ma ogni anno ti togliamo l'1% e ogni anno tu devi fare il doppio della ricerca, il doppio dei restauri, il doppio della tutela che fa lo Stato, io firmerei, e se avessi soldi firmerei con i miei soldi. Cioè sono convinto che c'è un dovere costituzionale, che se quello che sostengo io è sbagliato, lo Stato deve fare comunque il suo dovere sui beni culturali, soprattutto per un paese come il nostro, che è un paese che appartiene al mondo, diciamo, e abbiamo un obbligo verso il mondo di tutela. Ma sono convinto che sotto la parola cultura abbiamo costruito, abbiamo lasciato che avvenisse nei decenni un tale livello di inefficienza, spreco, parassitismo, che i beni culturali oggi in Italia sono anche ormai sono entrati anche psicologicamente per tutti noi come una cosa che è solo un costo e non si valuta assolutamente le possibilità che questi beni possono essere una straordinaria risorsa che crea lavoro, ricerca, sviluppo, ricchezza, benessere, coesione sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è, diciamo, l'assunto che io vorrei cercare di dimostrare, lasciare volendo alla discussione, e partirei, diciamo, dall'esperienza concreta. Allora, voi sapete, avete anche Serena che prima al Palazzo Reale, adesso qui sta facendo una bellissima esperienza, che la riforma Franceschini. Dunque, devo riabilitare Franceschini e anche De Michelis. Allora, è stato un po', il finale è stato un po' velenoso, in cauda veneno. Franceschini ha anche detto, molto più intelligentemente, ha anche detto, ma mi hanno detto, quando è andato al Ministero della Cultura, ha detto, mi hanno detto che sono andato in un ministero minore, ma io invece penso di essere andato nel ministero economico più importante del governo, perché la cultura è l'economia del presente e del futuro. Vorrei anche spendere una parola per De Michelis, perché De Michelis non solo ha detto la storia del petrolio, su cui se volete poi dopo torno, ma De Michelis ha fatto un provvedimento che si chiama appunto dei giacimenti culturali e negli anni direi 80, a metà degli 80, finanziò generosamente una campagna di digitalizzazione e catalogazione digitale del patrimonio culturale che poi è andato a finire malamente, ma perché il Ministero dei Beni Culturali è un ministero che ha una produttività e ha una produttività molto bassa. Mi viene sempre in mente quando si parla della parola cultura, non so se a Genova c'è un gioco che si fa da bambini che si chiama Tana. C'è Tana, libera tutti, c'è? Sì, nascondino. Nascondino, ecco, il nascondino, c'è alla fine che uno libera tutti, ecco. La parola cultura è la Tana libera tutti del sistema culturale pubblico, cioè siccome si fa per la cultura, allora ogni tipo di inefficienza è accettato, il fatto che non si misuri nulla è accettato. Parliamo di misurazione, ad esempio, che è un tema anche a che fare con la questione economica del perché non si viene a capo della capacità di misurare tutto quello che il discorso culturale mette in campo. Noi abbiamo qualche dato sui visitatori dei musei. E questo è fondamentale, perché se il nostro compito costituzionale è divulgare cultura, prima di tutto bisogna che le persone vengano nel museo, se non vengono, questo lo dico perché noi che abbiamo fatto aumentare i visitatori dei musei in Italia del 10, 15, 20% all'anno, siamo anche stati presi in giro da tutti i reazionari perché badavamo ai numeri. Certo che è come se nessuno viene a scuola, è difficile fare la formazione, se nessuno viene ai musei è difficile comunicare. Però c'è una cosa che nessuno misura, e anche questo ha a che fare
col giudizio che dobbiamo dare del sistema culturale pubblico, nessuno misura cosa imparano, perché questo è un grande limite del discorso aziendale quando si applica ai musei. L'azienda culturale, un'azienda normale, se tu dici, ma tu hai un'azienda, com'è grande? Ho 1.000 dipendenti, che fatturato fa? 10 miliardi. Grosso modo ho capito, più o meno. Ma l'azienda culturale, dici, quanti visitatori hai fatto? Ho fatto 1 milione di visitatori. L'altro fattore del moltiplicatore è che cosa hanno imparato quei 1 milione di visitatori. È quello che nessuno calcola, perché, sostengo io, c'è una sostanziale indifferenza dell'establishment museale pubblico italiano verso il pubblico dei musei. Ed è quello che rende anche difficile poi misurare la prestazione del museo, perché il fatturato, cioè i soldi che entrano, sono legati ancora al primo fattore della moltiplicazione. Aumentano i visitatori, entrano più soldi. Ma manca ancora il secondo fattore, che è la vera misurazione della prestazione che fa il museo. In tutto questo lungo discorso mi sono un po' perso con le subordinate. Torniamo al tema. Parliamo di cultura pubblica, parliamo di cultura privata organizzata dal mercato. Un altro limite che di discorsi che si fanno è che si tende a dire che la cultura pubblica è quella alta e la cultura privata è quella bassa. Non è affatto vero. Un esempio, qui ho alcune studentesse che ho avuto a Genova, io ho le mie battute che le ripeto ogni tanto. È tutto da dimostrare che Bob Dylan sia meno importante di Stockhausen, artisticamente parlando. Però Bob Dylan non è costato un dollaro al mondo. Stockhausen è costato una marea di marchi e poi di euro a tutta Europa. Quindi non è detto che ciò che le cose a cui provvede il mercato sono cose di livello basso, low culture, pop culture, e quelle pubbliche, high culture, cioè diciamo le cose importanti. Non è così, semplicemente quelle pubbliche sono cose che si ritengono degne di essere sostenute comunque, devono vivere comunque, anche se non sono in grado di mantenersi da sé. Quelle private sono in grado di mantenersi nel mercato, ma non ce la fanno da sole. Esempio tipico, quasi tutti. Lo spettacolo dal vivo penso che sia un'impresa disperata, tornando alla battuta che facevo prima. Se uno viene da me e mi dice, vuoi comprare tutti gli enti lirici italiani? Io gli dico, no, ve li tenete voi, perché stiamo parlando di una cosa molto importante, di grandissima qualità, ma che economicamente non ha speranze. È chiaro che se prendete un bravo manager, lo mettete in qualunque ente lirico, compreso la Scala, se si impegna un 5% lo può risparmiare, però concretamente non stiamo parlando di niente. Anche tutti i tagli che si fanno allo spettacolo dal vivo sono tagli odiosi. Guardate che io sono un manager, dal punto di vista gestionale, antipatico, antipaticissimo, però ci vuole anche il lume della ragione. Quando tu hai tolto il 5% a un ente lirico e hai dato allo Stato 100.000 euro in più, ma sul bilancio dello Stato quel taglio lì che hai fatto agli enti lirici è come una boccettina di profumo nel mare Tirreno. Il mare Tirreno non migliora con quella boccetta di profumo. Quindi gli enti lirici hanno poi questa disperazione che, siccome, diciamo, come amo dire, ogni volta che si apre un sipario piange un ragioniere, non c'è nessuna possibilità di economia di scala. Anche quando vi raccontano che hanno fatto una coproduzione fra due enti lirici, sono tutte storie, avranno risparmiato 100.000 euro, sono cose che non valgono niente. Ci sono delle imprese disperate. Gli enti lirici, si deve dire, noi questi sono i soldi, se ne mettiamo molti è meglio, si deve fare una grande qualità. E quello che rendono gli enti lirici è la reputazione che abbiamo nel mondo, la reputazione dell'Italia, e che magari dopo, anche quando mangiano la mozzarella, gli sembrerà più buona perché pensano al San Carlo, pensano a Paisiello. Questo,
Sono queste cose che entrano in campo e che rendono anche, credo, faticosissima la vita degli economisti quando si occupano di cultura. Sono queste cose che entrano in campo quando si parla. Quindi lo spettacolo dal vivo, ma la prosa è uguale. La prosa è uguale. Stiamo annichilendo la prosa italiana per risparmiare delle cifre ridicole rispetto al bilancio dello Stato. E questo, lo spettacolo dal vivo, diamola persa, mettiamo le mani in tasca, cerchiamo di dare più soldi che possiamo, è quello. Io stesso che dico sempre smettiamola di piangere, dico sullo spettacolo dal vivo facciamoli star bene, perché è un mondo meraviglioso che tra l'altro abbiamo noi, pochi paesi nel mondo. Sui beni culturali invece penso esattamente l'opposto. Io avevo fatto anche un esercizio, facciamo un'altra premessa. Allora, la Serena, mia sorella, è bravissima. Cosa avrà aumentato? 10% all'anno, 15% all'anno, i suoi visitatori? Di più. Beh, ma se anche avesse aumentato l'8%, ci dirà il professore che qualunque azienda che aumenta l'8% all'anno, ma fa dei salti di gioia, se toglie due o tre cose dell'informatico, dei telefoni, ma chi è che aumenta l'8% all'anno di aziende? Tutti i musei italiani hanno aumentato dalla riforma Franceschini, godendo di un'autonomia parziale, hanno aumentato sempre in doppia cifra tutti gli anni i loro. Allora, brava Serena, bravo Mauro, però come rispondo sempre, mi dicono: ma qual è il suo segreto? Dov'è? Qual è il trucco? Ce lo può dire, così lo facciamo anche noi. Dico: guarda, il primo segreto sono quelli che c'erano prima, perché se tu cresci il 10% all'anno, vuol dire che quelli di prima non consideravano il successo del museo in termini di pubblico come un loro problema, si occupavano d'altro, stavano a casa un mese a scrivere un catalogo, non lo so cosa facessero, non voglio neanche giudicare, ma non è una questione di persone, è una questione di sistema, cioè il sistema non era orientato in senso aziendale, cioè parola chiave che spero di ficcarvi nella testa, noi dobbiamo cominciare a considerare il museo come un'azienda. Se noi diamo ai musei dei direttori, e poi un seguire di quadri, funzionari, fino al custode, che tutte le mattine si presentano al museo con l'obiettivo di renderlo più forte e potente, come si fa con le aziende, noi non solo ricaveremo dei risultati economici, ma quei risultati vorrà dire che si farà più ricerca, perché adesso tutti dicono sì, ma c'è anche la ricerca. Non la fa più nessuno la ricerca, perché per fare la ricerca ci vogliono dei soldi per finanziare la ricerca. Ah, non c'è solo la valorizzazione, c'è anche la tutela. Come la paghiamo la tutela? La tutela si paga grazie al fatto che i musei facciano delle prestazioni. Ecco, diciamo, deve finire la stagione del pianto e deve iniziare la stagione dell'atteggiamento imprenditoriale nel campo dei beni culturali. Noi a Caserta siamo aumentati, abbiamo raddoppiato da 400.000 a 900.000 in 3 anni. Dico sempre, prima di tutto a me stesso, da 400.000 a 900.000, ma Versailles ne fa 7 milioni, quindi bravo, elogiati per un minuto, ma dopo imboccarsi le maniche, perché da 900.000 a 7 milioni ce n'è moltissimo da fare. Però avevamo fatto un conto per gioco fino a un certo punto e abbiamo detto: però se cresciamo così, noi nel 2029 non costeremo più nulla allo Stato. E allora i soldi che lo Stato dà alla Reggia di Caserta si possono dare a tutti quei musei che vedete in televisione, è un museo chiuso, e l'altro non ha i soldi per tagliare l'erba, l'altro piangono che non c'è il custode, tutto quel mondo di musei piccoli, medi, che non hanno una grande fama. A proposito di Budino, una delle cose più scellerate che vedete in Italia è che ci sono musei sconosciuti che fanno pagare il biglietto, sarà capitato anche voi. Uno dice: ci sono gli Uffizi, si paga il biglietto. Beh, si sa, più o meno si sa che sono gli Uffizi. La Reggia di Caserta si paga il biglietto, sì. Però ci sono dei musei che io, sono abbastanza istruito, arrivo lì, mi incuriosisco, ho mezz'ora, lo vedrei volentieri, mi fanno pagare il biglietto
Cioè, l'unico posto dove si vende qualcosa di dove si vendono merci ignote è il mondo pubblico della cultura. Ti fai pagare un biglietto e tu non sai cosa compri. Una persona normale non entra, dirà, beh, ma facci tu. E infatti non ci va nessuno. Il risultato finale, abbiamo visto, per esempio a Bologna, io ho lavorato 30 anni al Comune di Bologna, la gratuità dei musei portò, che è una cosa che allora ci si poteva permettere per qualche anno, però portò un aumento del 30% all'anno, perché quando si parla di politica dei prezzi bisogna considerare i residenti, perché un conto è il turista che paga per una volta. Il biglietto per i residenti è una cosa sempre abbastanza negativa, perché la persona quando è turista accetta questa bulimia del turista, per cui la Pinacoteca ha 200 opere, le voglio vedere tutte perché chissà se tornerò mai qui, per cui il turista si abbuffa di beni e torna a casa tramortito. Il residente potrebbe godere il museo nella sua vita quotidiana, però deve essere anche favorito, deve essere avvantaggiato in tutto questo. Qual è il risultato? E qui vorrei un po' praticamente chiudere il discorso, che dobbiamo concepire che il museo può essere lo strumento che è al servizio di tutte le politiche dello sviluppo culturale, perché il museo azienda vuol dire più efficienza, vuol dire generare ricchezza. Il museo può essere il punto centrale, la locomotiva dello sviluppo territoriale, perché esempio sempre la Reggia di Caserta era conosciuta come la terra dei fuochi, era conosciuta come il posto dove il sottosegretario andava a fare jogging con le chiavi perché era immanicato con quello e quell'altro, era conosciuto come un territorio totalmente negativo. La Reggia di Caserta ha lavorato per creare un'immagine di un territorio ricchissimo e bellissimo come è quel territorio. Vi sarete accorti nel tempo come ormai i musei sono anche strumento di marketing territoriale. Se io facciamo il gioco delle associazioni di idee, se io vi dico New York, nel tempo di 3-4 nomi direte il MoMA o il Metropolitan. Se vi dico Parigi, il primo nome che vi verrà in mente è il Louvre o il Beaubourg. Cioè ormai in questo mondo in cui le città competono l'un l'altra come un unicum, come se fossero le stesse imprese, no? Come si dice adesso, Milano, no? Quando parliamo di Milano sembra un'unica cosa, sembrano tutti compatti, tutti stretti come l'ascensore, no? Perché c'è questa idea di città, in questa idea di città, di marketing strategico, la cultura è fondamentale, i musei fanno parte del brand città in modo ormai organico e lo sapete da Florida in poi che ormai diciamo le città che vogliono competere competono partendo dalla cultura. Quando si deve catturare il quartier generale di una multinazionale o un centro europeo come ha fatto Milano con Amsterdam, ormai si valutano moltissimi elementi, perché i manager non vanno nelle città dove la scuola non è buona, dove non c'è l'opera, dove non c'è una vita culturale decente. Persino, lo sapete, era la Tolerance di Florida che nell'ultima competizione Milano-Amsterdam hanno anche giudicato il livello di civiltà nei confronti delle comunità LGTB che c'è nelle scelte. Per cui ormai la questione culturale è diventata la questione fondamentale. C'è però un dato che ci deve allarmare in tutto questo percorso, diciamo, trionfale della cultura come locomotiva delle città. Un dato che ci deve preoccupare è la ragione per cui auspico che il mondo dei beni culturali sia gestito in modo sempre dal pubblico, ma gestito con criteri aziendali di management radicali, ed è che mentre è largamente dimostrato che la creatività ormai fa parte organica del successo dei prodotti, che ormai i prodotti culturali sono una parte crescente delle merci e anche le merci hanno un contenuto culturale sempre più grande, quindi la creatività è sempre più importante, il contributo specifico dei beni culturali
alla ricchezza nazionale specifico dei beni culturali è bassissimo, quasi irrilevante, almeno i dati che ho visto io qui, però diciamo magari se ci sarà modo di parlarne. Il che vuol dire che abbiamo una risorsa straordinaria che non utilizziamo, che utilizziamo male, e si deve andare avanti sulla strada di questa riforma Franceschini, che purtroppo il paese è questo qui, pur essendo una mezza riforma è sembrata una rivoluzione, ma sempre a stare ai numeri, se guardate le prestazioni dei musei negli ultimi 5 anni vedete che i musei statali autonomi hanno fatto tutti un progresso enorme, ma subito sopra, cioè sono un blocco unico, subito sopra i musei statali autonomi ci sono le fondazioni, perché le fondazioni, non avendo, no, le fondazioni avendo la gestione del proprio personale, e quella è la mezza riforma che Franceschini non ha fatto, perché il personale è rimasto tutto personale ministeriale, con seguito di contratti di sindacati, non posso non almeno dire una cosa contro i sindacati del pubblico impiego, perché sennò la mia fama, diranno quello lì è cambiato, non avendo la gestione, avendo la gestione diretta del personale, le fondazioni hanno mediamente delle prestazioni migliori, perché c'è questa differenza. E finisco con quest'ultima battuta antisindacale, mi perdonerete, sindacale del pubblico impiego sempre. E il mio sogno è di essere per un giorno ministro della funzione pubblica, e vorrei convocare i sindacati e mettere un volume qui che è il contratto del pubblico impiego, e tanti volumi qui che sono tutti contratti delle altre categorie, e gli vorrei dire: allora io vorrei avere il vostro consenso per stracciare questo volume del pubblico impiego, poi io adesso esco, voi vi riunite fra voi, scegliete il contratto che vi piace di più e io lo firmo immediatamente. Cioè, dentro il tema della riforma della pubblica amministrazione, se vogliamo che i beni culturali da costo diventino risorsa, una delle prime cose da fare è che i lavoratori del pubblico impiego abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri lavoratori dei settori privati, di qualunque settore, a qualunque settore appartengono. Basterebbe questo e avremmo fatto dei risultati enormi, però tranne i matti come me questa è una cosa di cui nessuno parla. Grazie. Solo due cose brevissime da aggiungere, vi ringrazio per essere rimasti così in tanti. Tra quelli che hanno chiesto il segreto a Mauro ci sono stata anch'io, gli ho fatto una telefonata, non la ricorderà, ma io la ricordo benissimo perché poi ho riso molto. Nel febbraio, guarda, mi ricordo anche il mese, subito dopo la sua nomina vedo nei risultati un'impennata della Regia di Caserta, e lo chiamo e gli dico: ma senti, ma scusa, ma che cosa hai fatto? Perché fare raddoppiare i visitatori a febbraio mi sembrava una roba veramente, e gli incassi. E lui mi disse con questo accento straordinario: niente, sono andato in biglietteria. Cioè, che l'ho trovato rivoluzionario, perché ha semplicemente pensato di mettersi in biglietteria, di provare a migliorare quel servizio, di essere più accogliente per già aumentare i visitatori. Solo una domanda, noi abbiamo avuto, Mauro, un periodo in cui veramente siamo stati più famosi dei calciatori, no? Come dice il nostro ex direttore generale, tu poi insomma ne hai conosciuto di tutte, e adesso sei pure ancora impegnato e straimpegnato in imprese, se posso dire forse ancora più dure di Caserta, perché essere commissario straordinario del Festival di Ravello secondo me è già un lavoro ancora più impegnativo. Ecco, che cos'è che fa accettare sfide sempre più grandi? Non ti dico qual è il tuo segreto, perché non c'è, ma che cos'è che spinge a essere costantemente curiosi e appassionati a questo mestiere? Lo sei completamente pazzo, ma no. No, ma no, non lo credo io credo che ci sia tanta visione, cioè che tra le cose che mancano forse ai beni culturali manchi un po' il coraggio della visione, cioè di spingere un po' oltre i primi due passi, no? Ma di andare forse un po' più avanti. Cosa mi dici? Ma
Ma sì, io direi che la ragione fondamentale intanto è la funzione pubblica, cioè noi diciamo, siamo pagati dai cittadini, quindi ci dobbiamo comportare di conseguenza. Ma direi che alla fine mi manterrei sui fondamentali, cioè che la cultura e l'istruzione sono lo strumento fondamentale di superamento delle diseguaglianze sociali. E io la chiuderei qua, direi, questo, no? E io la chiuderei con qua. Con questo non ho detto le mie solite cose di destra. Vi ringrazio per l'attenzione, buona serata e vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti del Ducale. Grazie.